You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows. You meditate, get hypnotized. Anything to take from your mind, but it won't go. You're doing all these things out of desperation. You're going to 6 degrees of separation. You hear the drink, you take a toke. Watch the past go up in smoke. You fake a smile, you lie and say you're better now than ever. And your life's okay when. Buongiorno e benvenuti all'Istituto Spaventa di Atessa. Questa è la scuola con tre indirizzi che molti già conoscono, soprattutto sul territorio. Da dove cominciamo? Cominciamo dall'aula di informatica. Questa è un'aula con la dotazione di circa 22 computer, tutti connessi ad un server centrale che serve come serve per la gestione appunto della patente europea. La patente europea è un progetto che è organizzato dalla scuola, ma è aperto anche, voglio dire, alle iscrizioni esterne dalla scuola. E tutti i computer sono collegati ad internet con altissima velocità. Viene usata spesso, quasi tutti i giorni, l'aula, perché si alternano qui sia l'uso delle macchine per informatica, ma anche per discipline tipo matematica, economia aziendale, che sarebbe un po' la contabilità, per italiano, per fare le ricerche, per storia. E abbiamo anche in dotazione nello stesso programma, il programma negli stessi computer, un programma di AutoCAD, perché per il disegno industriale. Da qui praticamente adesso vi accompagneremo a vedere giù l'aula di scienze, poi visiteremo l'aula magna, vi presenteremo un po' di questi ragazzi che sono gli alunni di questa scuola, poi passeremo alla palestra e poi con calma rifacciamo tutto il giro fino a chiudere con un'intervista alla dirigente. Adesso accediamo giù a piano terra e andiamo a vedere l'aula di scienze, e l'aula magna e la palestra. L'aula di scienze adesso è anche occupata da una quinta, per cui con calma andiamo a vedere da vicino un po' come funziona, com'è e come questi ragazzi lavorano all'interno di quest'aula. Prego. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Ci troviamo nell'aula di scienze dell'Istituto Spaventa di Atessa. Qui i ragazzi vengono portati dagli insegnanti per sviluppare quelle competenze tecnico-pratiche che serve loro per poi affrontare, anche da un punto di vista teorico, uno studio più solido e più efficace. Vengono utilizzate diverse strumentazioni sia per quanto riguarda la chimica che per quanto riguarda la fisica. E soprattutto per i ragazzi delle scienze applicate e per il biennio del liceo scientifico, questo laboratorio è di fondamentale importanza. Salve, sono Luigi Marchetti e sono rappresentante per la ragioneria dell'Istituto Spaventa. E qui potete vedere l'aula magna, che è il luogo nevralgico della vita scolastica del nostro istituto. E qui prendiamo le maggiori decisioni riguardo
le programmazioni, le gite, decidiamo dell'andamento disciplinare della nostra scuola, cerchiamo insomma di indirizzare i ragazzi verso ben precise strategie da adottare sia verso il corpo docente e sia su noi stessi. Qui avviene un'assemblea d'istituto con cadenza mensile nella quale si ritrovano sia il biennio e successivamente il triennio e ognuno ha libertà di parola e di proposte. Salve, io sono Federica Caporrella, rappresentante d'istituto per il liceo scientifico e come ha già detto già Luigi, comunque questo è il luogo all'interno del quale noi ci riuniamo e dove avviene appunto questo incontro tra liceo e istituto tecnico. Nonostante comunque abbiamo anche diverse necessità, come ad esempio l'aula di scienze che abbiamo precedentemente visto, comunque riusciamo anche ad accordarci su questioni comuni. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying not to sleep, 'cause I know nella classe prima B dell'Istituto Tecnico Economico e siamo fieri di avere nella nostra classe la lavagna interattiva multimediale, ne abbiamo due in dotazione nel nostro istituto, l'altra si trova in una classe del liceo scientifico. Sono molto utili le lavagne per rendere coinvolgente l'attività didattica, quindi alcune volte siamo noi docenti che prepariamo le lezioni con materiale anche acquisito da internet, ma altre volte usufruiamo direttamente della connessione a internet per elaborare le lezioni proprio direttamente con i ragazzi in classe. Quindi è uno strumento molto utile proprio per il coinvolgimento e per dare un'ulteriore motivazione proprio allo studio. Abbiamo anche i registri elettronici, adesso da quest'anno partono le classi prime e dagli anni prossimi seguiranno le classi seconde, quindi in seguito a venire, e sono molto utili perché abbiamo un contatto diretto con i genitori, quindi i genitori sanno della presenza dei ragazzi a scuola e anche nel momento in cui c'è la pubblicazione dei voti possono acquisire direttamente il voto dal sito della nostra scuola. Qui adesso, come vedete, siamo nell'aula adibita al laboratorio per i ragazzi diversamente abili.
Sono ragazzi che sono studenti e alunni a tutti gli effetti di questo istituto, che vengono accompagnati da assistenti e docenti di sostegno a fare tutti questi lavori che potete vedere, sono qui, lavori manuali, ma anche lavori di... lavorano anche col computer, con le cere, con la ceramica, insomma, e si impegnano il giorno in questo laboratorio, quando non stanno in aula, altrimenti stanno anche in aula. Siamo infine a sentire la dirigente scolastica, la professoressa Carta, che ci illustra meglio questa offerta formativa per gli studenti che volessero venire ad iscriversi nel prossimo anno scolastico. Buongiorno, benvenuto all'Istituto Spaventa. Il nostro istituto è una realtà importantissima per il territorio del comune di Atessa. Offre diverse opportunità formative per i ragazzi, non solo del comune ma anche del comprensorio. Oltre al liceo scientifico, che al suo interno comprende anche l'indirizzo di scienze applicate, comprende l'istituto tecnico commerciale, e da quest'anno abbiamo anche un'altra realtà, che è quella dell'istituto professionale servizi sociosanitari, una realtà, un'opportunità molto importante per le nuove generazioni, perché l'indirizzo dei servizi sociosanitari offre una preparazione polivalente finalizzata al lavoro come centri estivi, asili nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare, assistenza presso strutture sociosanitarie, quali per esempio anche l'ospedale, che è un'altra realtà del territorio di Atessa. Il diplomato è in grado di cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi, di corrette norme igieniche, alimentari e di sicurezza, ma soprattutto per la tutela della salute e del benessere biopsicosociale delle persone. Con un piccolo contributo attraverso questo corso di studi, i ragazzi hanno la possibilità anche di avere la qualifica regionale di operatore sociosanitario al termine del corso. L'area di professionalizzazione con la ASL, alternanza scuola-lavoro, prevede nelle classi quarta e quinta 132 ore complessive di alternanza appunto scuola-lavoro, con l'inserimento nelle strutture educative sociosanitarie locali. Quindi le prospettive quali possono essere, oltre a quelle che ho già indicato prima, la prosecuzione degli studi in ambito universitario, come per esempio scienze infermieristiche, assistenza sanitaria, scienze della riabilitazione, servizio sociale, scienze della formazione primaria e così via. Inserimento lavorativo negli asili nido, ludoteche, assistenza scolastica, assistenza alla persona, e con la qualifica appunto di operatore sociosanitario, strutture per la terza età, strutture per diversamente abili, assistenza domiciliare, ospedale o strutture sanitarie. Lei ha visto anche nel visitare l'istituto che abbiamo diversi laboratori efficienti, e anche quest'anno andremo a potenziare le strutture già presenti, quali laboratorio di chimica, e prevediamo anche di potenziare il numero delle lavagne LIM all'interno di ciascuna classe e laboratorio di informatica. Grazie, e invito gli studenti del territorio di Atessa e del comprensorio a iscriversi in questa istituzione scolastica, dove saranno ben accolti e benvenuti. Grazie.